Repetita iuvant, dicevano gli antichi, forse perché mancava loro la nozione fare le rime è troppo uno sbattone. Così nella sigla dell'anime Colby e di suoi piccoli amici evinciamo come queste due cose si fondano insieme. Ascoltando, sono sempre allegri e felici, Colby e di suoi piccoli amici. Colby e di suoi piccoli amici, sono sempre allegri e felici. Cambiando l'ordine delle parole, la rima non cambia. È la nuova matematica, imparatela. Succede che negli anni 80 in Giappone esplode la koala mania, grazie all'invio di 6 di questi piccoli animaletti da parte del governo australiano. Nonostante la terra australe fosse considerata da evitare a tutti i costi come la peste, in quanto ha dato Natale quella portaiella di Giorgi. E così, sulla scia di questo boom koalesco, nacque l'anime Colby e di suoi piccoli amici, che narra le avventure di questo piccolo koala, per l'appunto, e dei suoi amichetti umanizzati. Perché in effetti, se non li umanizzi, a vedere per 20 minuti in un cartone animato un koala che mastica foglie di eucalipto con sguardo sonnolento, un po' è una palla. Colby è per l'appunto il nostro protagonista che se ne vive sereno con la famiglia, composta dalla sorella Lala, la mamma Vera, che come da migliore tradizione cucina, sta a casa, fa le pulizie e stop. E il papà, Mel, di professione fotografo, con l'abitudine di mangiare un po' troppo. C'è poi Betty, la fidanzatina di Colby, Floppy, un coniglietto suo migliore amico, genio dell'inventatutto, una famiglia di canguri, una famiglia di pinguini che indossano sciarpa e cappello, e così via. Le avventure della brigata koalesca proseguono tra bighellonate e guai nei quali si cacciano più spesso di Lapu Elkan. Fino a che nell'ultimo episodio i protagonisti non entrano in contatto con un oggetto volante non identificato e vengono altresì portati su di un UFO! No, tranquilli, non è una puntata di X-File, per fortuna sono alieni molto friendly, che casualmente assomigliano anche a dei koala. Il capo degli extraterrestri che proviene dal pianeta Cosmo si offre di far fare ai protagonisti un giro sul suo UFO e dopo un viaggio intergalattico durato 5 minuti offre loro le chiavi del loro pianeta. Aspetta, ma i pianeti hanno le chiavi? Come funziona? Poi, per quali azioni valorose esattamente? Non aver vomitato nella cabina di pilotaggio a causa dell'ipervelocità? Tornati a casa, gli amici si domandano se tutto quello che hanno vissuto non fosse stato un sogno. O un trip nell'acido se hanno fumato pesante, ma la chiave magica donata loro è la prova che quell'avventura era reale. Beh, d'altronde, se ci stanno dei pinguini in Australia con sciarpa e cappello di lana, tutto può essere. Di avventure ne vive un sacco anche Indy, tipo quando, per esempio, prova ad esplorare la vasca da bagno. Sì, lo trovo qui che fissa, boh, e gli piace.